Tra un paio di settimane sarò a Milano per tenere un altro workshop di terapia sulla singola insieme al mio compagno di avventure Federico Piccirilli e a niente po' di meno che. Non mi è riuscita molto bene, forse devo fare più jazz, un valzer. E niente po' di meno che Michael F. Hoyt. Michael è uno dei più grandi esperti di terapie brevi di ogni genere, nonché uno dei padri della terapia a seduta singola, ma è anche un terapeuta a 360 gradi formatosi in una vasta quantità di approcci. Durante un precedente workshop, insieme, gli fu fatta una domanda a proposito della terapia a seduta singola. Praticamente gli venne chiesto che fine avrebbe fatto la diagnosi in un processo che prevede una sola seduta. Questo è un discorso molto interessante, che prevede in realtà un approfondimento molto superiore ai 5 minuti di questo video. Ti racconto un aneddoto. Di recente parlavo con Jeff, un altro degli esponenti di spicco della TSS, che mi spiegava come in una struttura sanitaria con cui aveva collaborato il processo diagnostico durasse 4 sedute. È una cosa abbastanza tipica, sono molte le strutture sanitarie o i centri clinici che impiegano le prime 3-4 sedute o anche di più per fare una diagnosi approfondita. Il problema è che circa una persona su tre in quel caso non arrivava alla fine di quel processo. Droppava prima ancora di aver iniziato la terapia. In pratica, quel servizio era quasi del tutto inutile per una persona su tre. Senza contare che quel servizio inutile aveva comunque un costo per la struttura e che magari il mancato paziente, perché di fatto non ha ricevuto nessuna cura, poteva andarsene con un senso di sfiducia. Questo peraltro è un risultato che possiamo aspettarci molto frequentemente, visto che dati ricavati da ricerche di tutto il mondo mostrano che un'enorme percentuale di persone lascia la terapia entro massimo le prime 3 sedute. Così, quando noi pensiamo alla diagnosi in psicoterapia, pensiamo spesso al sistema nosografico, il DSM e tutto quanto, però questo è solo un modo di fare diagnosi. Potremmo dire che si rifà a quello che Wampold e Emel in questo libro chiamano il modello medico. Ma più in generale dovremmo ricordarci che quella è solo una possibilità dei modi di porre diagnosi. Detto in altre parole, non esiste la diagnosi, esistono le diagnosi. Il buon Hoyt, che ho citato all'inizio, quando gli fecero quella domanda, rispose ricordando che diagnosi viene da diagnosis, dal greco, cioè per mezzo della conoscenza. In pratica, la diagnosi è un percorso che per mezzo della conoscenza deve aiutarti a comprendere meglio la condizione della persona e possibilmente darti delle indicazioni su come aiutarla. In questo senso possiamo allora comprendere che possono esistere diversi processi diagnostici e che dovresti usare quelli adatti per la situazione e per quel momento. Quindi non sto dicendo che non va usata la diagnosi nosografica o che passare una o più sedute a sottoporre i test sia inutile, assolutamente no, ritengo che sia utilissimo e inoltre a volte anche proprio vitale. A patto però che si sappia che è solo una possibilità, un modo di porre un certo tipo di diagnosi. In altre occasioni potranno servirti altri processi. Dovresti chiederti, ad esempio, a cosa ti serve la diagnosi? Non intesa come etichetta diagnostica nosografica, ma come processo di conoscenza per mezzo del quale arrivare a un determinato risultato utile a capire come lavorare con la persona. Pensa per esempio a Carl Lewin, che già parlava a suo tempo della ricercazione, che non è altro che un processo di conoscenza in cui già l'intervento stesso ti porta delle comprensioni della persona e delle situazioni, e che è stata anche mutuata nell'ambito clinico. Insomma, per riassumere un argomento che, lo so, in pochi minuti lascia più porte aperte di quante ne abbia chiuse, ciò che dovremmo auto-invitarci a fare è mettere in discussione in modo criticamente positivo alcune modalità con cui siamo abituati a lavorare, per approcciare al nostro lavoro tramite la più adeguata delle conoscenze.